molto soddisfatti, no? E per la situazione che si è creata, perché non era per niente scontato fare un campionato di Serie C Silver. Però la federazione ovviamente ha riconosciuto i nostri meriti, no? Sia storicamente ovviamente, sia per quello che si è fatto nell'ultimo campionato, e sostanzialmente ci ha ammesso a questo campionato. Non abbiamo vinto la promozione, ma l'abbiamo conquistata sul campo, l'avete conquistata sul campo, giustamente siamo saliti di categoria. Si è fatto un doppio salto, Binella ha avuto in 6 mesi il doppio salto. Siamo molto contenti, sappiamo che è un campionato difficile, molto difficile. Noi siamo orgogliosi di partecipare a questo campionato e siamo orgogliosi che ancora una volta la Menzana salga di categorie. Voi dovrete essere, come siete stati per quelli che c'erano e per i nuovi, estremamente orgogliosi di portare una maglia che ha fatto la storia di questo sport. Un grande in bocca al lupo. Mettetecela tutta. Tanto si riparte mascherati, questo è, non è, come dire, un motivo per sorridere purtroppo, ma ripartiamo mascherati perché crediamo prima di tutto che sia importante ripartire in sicurezza per tutti, quindi l'aspetto sanitario lo terremo al primo posto in assoluto in questa prima fase. Abbiamo chiesto a tutti grande responsabilità e grande educazione per quello che riguarda questa fase di introduzione allo sport. Credo che per quello che riguarda i senior sia un po' più facile, per i ragazzi giovani è un po' più difficile, però sono contento perché tutti hanno recepito il messaggio. Dal punto di vista sportivo ripartiamo con l'entusiasmo di essere in una categoria che fino a pochi mesi fa per noi non era prevedibile e preventivabile, perché noi volevamo vincere il campionato di promozione ed essere in Serie D, ci ritroviamo in Serie C Silver, per noi è un bel salto in avanti e anche, come dire, una bella opportunità, e quindi sono estremamente contento. Dovremo cercare di capire quando partiremo, con quali squadre giocheremo, se sarà un girone unico, se saranno 2 gironi, ancora è tutto in fase di completamento. Sono ottimista e fiducioso che si possa avere qualche notizia in questo senso a breve. E noi cercheremo di farci trovare pronti. Siamo appena arrivati in questa categoria, abbiamo l'entusiasmo delle neopromosse, anche se poi sul campo non siamo neopromossi. Ma crediamo di aver fatto una squadra adeguata alla categoria, abbiamo la speranza di fare bene sin da subito. Sarà una sfida molto importante, difficile, complicata, perché comunque è un campionato molto competitivo, ma siamo estremamente felici di essere qui, specialmente dopo questi mesi di difficoltà e di atipici. Pensiamo che possa essere di buon auspicio per tutti riprendere. La C-Silver è un campionato che già te conosci, però qual è il grado di difficoltà di questo torneo? È un torneo che negli anni ha sempre aumentato la sua competitività, il suo equilibrio, le sue condizioni, per cui si può vincere e perdere con chiunque in ogni contesto, e in cui le sconfitte ovviamente pesano nella classifica finale. Classifiche sono sempre state molto corte, particolari, addirittura in qualche caso è stata decisiva la differenza canestri, quindi un elemento estremamente importante e non consente di sbagliare, per cui bisogna essere sempre pronti ogni domenica. Ultima domanda, quella un po' più importante: quando si parte? Si parte stasera, è l'unica certezza che abbiamo. Sappiamo che si dovrebbe giocare nei primi di novembre, pensiamo che possa essere un elemento almeno su cui riferire la preparazione. Sarà molto lunga, tipica rispetto alle tradizioni, ma forse molto adeguata a quella che è stata la pausa dei ragazzi di questo periodo. Le ambizioni sono quelle innanzitutto di onorare la maglia prestigiosa che ci inorgoglisce e che abbiamo la grande possibilità di portare in giro per la Toscana. Le ambizioni le dobbiamo costruire allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, quindi non ci precludiamo niente. Una squadra quasi nuova, che come la vedi questa squadra? Beh, innanzitutto è un giusto mix tra giovani e giocatori che hanno avuto già esperienza di questo campionato. Io vedo tantissima voglia di fare, voglia di mettersi a disposizione, e credo che dentro poco tempo riusciremo a fare veramente un gruppo con la G maiuscola. Peccato però, il campionato inizierà molto tardi. Questo può essere un handicap, però è anche vero che dobbiamo organizzarci e riuscire a controllare queste situazioni, perché saranno la norma fino a febbraio-marzo, quindi anche se inizieremo tardi ci faremo trovare pronti sicuramente. Con grandissimo entusiasmo si riparte alla grande in questa nuova serie inaspettata,
Il Covid ci ha fermato in un momento positivo l'anno scorso, ora ripartiamo nuovamente, speriamo. C'è tanta voglia di inserire i veterani che sono venuti qua con noi, c'è tanta voglia di far fare esperienza ai ragazzi in prima squadra e poi tanta voglia di ripartire il giovanile. Settore giovanile, quante squadre quest'anno? Allora, quest'anno abbiamo Under 18, Under 16, 15, 14 e 13. Ritorniamo a fare un campionato di eccellenza con gli Under 15, la squadra allenata da Nicola Discepoli, e poi comunque copriamo tutte le età, direi una bella cosa per il settore giovanile che ovviamente 2 anni fa è ripartito da zero. Beh, sicuramente entusiasmo incredibile perché nessuno si aspettava questo doppio salto di categoria, era ciò che speravamo, ma non avremmo mai pensato appunto di essere qui. Noi siamo pronti, come ho detto già anche agli altri ragazzi, se magari non vinceremo tutte le partite sul campo, ma sicuramente per farci battere gli altri dovranno dare il 1000%, perché sennò non sarà facile per loro. Com'è questa squadra, come ti sembra a primo avviso? Ma sicuramente innanzitutto sono già tutti ragazzi in gamba, perché abbiamo avuto modo di conoscersi nelle settimane precedenti con qualche allenamento che abbiamo fatto. È un mix tra giovani e più senior che sicuramente saranno di fondamentale aiuto per noi e ci insegneranno un po' come si sta in questa categoria che per noi è nuova, quindi siamo pronti, mi piace. Sì, 3 riconferme, un'altra è lì dietro che è Pannini, che per fortuna il capitano è... Ah già, ok, è rimasto. Ma è un campionato che abbiamo già giocato in passato. Chiaramente 2 salti di categoria non sono pochi, ma fortunatamente Riccardo e Per Francesco hanno allestito una squadra che può competere anche in questo campionato e cercheremo sicuramente di fare il massimo. Andrea? Ma sicuramente il campionato è più difficile perché più sali di categoria e più le squadre sono forti. Il nostro obiettivo è quello di fare il meglio possibile, speriamo ci siano i tifosi, speriamo venga gente, speriamo di fare gruppo prima possibile perché è fondamentale per fare le cose per bene. Ecco. Speriamo una stagione buona, essere qui oggi sicuramente è per me emozionante perché qui è dove ho cominciato ormai tanti anni fa e per cui è un po' un ritorno alle origini dove tutto è iniziato sia da giocatore che da tifoso, per cui oggi il significato è doppio emozionante, speriamo di fare una buona stagione, le premesse ci sono, secondo me siamo una buona squadra, per cui speriamo di fare una buona stagione. Fisicamente come ti senti quando rientri? Ma fisicamente sto bene, sto proseguendo il lavoro di recupero, ancora è lungo perché chiaramente i tempi non si possono accorciare più di tanto, sono quelli, per cui credo di essere in campo per fine anno, poi se sarà inizio dicembre o anno nuovo, questo è ancora un po' prematuro dirlo, io chiaramente lavoro per rientrare il prima possibile. Che emozione ti ha dato rimettere la maglia bianco-verde? È un'emozione bella, come dicevo prima, qui è dove ho cominciato, è dove ormai 25 anni fa ho cominciato il percorso da giocatore, ritorno qui dopo 13 anni passati al Costone, per cui è una bella emozione, molto bello. Non mi aspettavo un'accoglienza del genere, un buon gruppo, c'è da lavorare, secondo me si può fare bene, sono pronto, sono carico, già oggi l'atmosfera si sente, l'importanza insomma della maglia, quindi sono contento di essere qua e non vedo l'ora di iniziare. La C-Silver la conosci, che tipo di campionato ti aspetti? È un campionato tosto quest'anno, molte squadre sono scese per via insomma, dei problemi che ci sono stati per il Covid. Mi aspetto un campionato tosto, ci sono molte squadre attrezzate, già che conosco l'anno scorso, però secondo me se lavoriamo bene durante l'anno ci possiamo togliere qualche sfizio. Conosci qualcuno dei tuoi compagni? Sì, bene o male conosco quasi tutti perché è tanti anni che giochiamo contro, quindi è un piacere stare con loro qua e come ti ho detto secondo me possiamo divertirci.